Ai miei occhi era un sociopatico. Era una specie di semidio. La figura di Pablo Escobar ha un doppio volto. Alcuni lo vedono come una specie di Robin Hood, mentre gli altri sono stati le sue vittime. Per alcuni questo è molto offensivo, perché è stato protagonista di una guerra brutale e il fatto che certa gente lo veda come un idolo è davvero sconvolgente. Il prezzo non importava. Per Pablo Escobar quello che importava era vincere. Era un uomo disposto a tutto, pur di raggiungere i propri scopi. Sognava di essere presidente e in diverse occasioni mi disse di prepararmi a diventare la First Lady. La vicenda di Pablo Escobar ha sconvolto il mondo per oltre 40 anni. Eppure ciò che è accaduto veramente nelle strade di Medellín e nelle foreste della Colombia rimane avvolto nella leggenda. Con la maggior parte dei suoi avversari deceduti o dietro le sbarre, il figlio di Escobar, Sebastián, si è fatto avanti in cerca della verità. Di recente Sebastián ha reso pubblico l'archivio segreto di famiglia e ha contattato una serie di persone disposte a raccontare la loro storia. Preparatevi a scoprire in esclusiva il passato della criminalità colombiana. Questa è la vera storia di Escobar. Medellín, 2017. 2,5 milioni di persone. In passato nota per il commercio di oro e caffè, è diventata la città che conosciamo oggi negli anni Ottanta, quando è iniziato il traffico di droga tra la Colombia e l'America Centrale. Malgrado la presenza fissa dei cartelli della droga nelle strade, la città ha goduto di parecchi anni di pace e di relativo benessere. Ma nonostante le apparenze, i fantasmi del cartello di Medellín sono visibili ovunque. Ora Sebastián è tornato a Medellín, intenzionato a rintracciare chiunque possa dirgli la verità su suo padre e a sapere se potrà mai tornare a casa. Ok, abbi cura di te, ciao. Victoria Eugenia Henao Vallejo, detta Tata, divenne la moglie di Pablo Escobar all'età di 15 anni. Per la prima volta parla della sua vita con lui davanti a una telecamera. Che hai portato, mamma? Ho portato delle foto, dei ricordi che vanno indietro nel tempo di 25 anni. In questa foto era il compleanno di tua sorella. Di Juana? Sì. E quanti anni faceva qui? 4 o 5, no? 5. Questa l'ho ritrovata poco tempo fa, te la ricordi? Quando conobbi Pablo, sua madre insegnava alla scuola elementare del barrio La Paz. La sua era una famiglia modesta, molto umile, nel senso che gli mancavano proprio i beni di prima necessità. A La Paz, il barrio in cui è cresciuto, era diventato segretario dell'azione comunale quando era ancora molto giovane. Era un leader all'interno della comunità. Era un uomo molto romantico. Mi affascinò col suo sorriso. Aveva oltre 10 anni più di me. Io ero una ragazzina. Quando hai 13 anni e un uomo adulto ti guarda, ti conquista. Está perfecto, vean. Enfoque sin moverle nada ahí, hermano. Enfoque sin nada, sin moverle.
Per me gli archivi fotografici di famiglia sono estremamente importanti perché sono sopravvissuti al tempo, essendo rimasti nascosti per oltre 20 anni in una stanza segreta. Se in un qualsiasi momento la polizia o i nemici di mio padre avessero avuto accesso alle foto di parenti e amici, queste persone avrebbero rischiato di essere assassinate. Noi avevamo richiesto la distruzione totale degli archivi, ma non siamo mai stati accontentati. Perciò questi archivi testimoniano la sopravvivenza di molte persone che compaiono in queste foto, me compreso. Allo stesso tempo mostrano una triste realtà, perché in effetti moltissimi dei soggetti delle foto sono morti. L'ascesa di Escobar a capo del cartello di Medellín negli anni Ottanta fu rapida. All'inizio c'erano diversi boss che si contendevano il controllo della droga in città. Tuttavia le capacità politiche di Pablo e il modo innovativo di trattare le rotte commerciali lo resero nel giro di pochi anni il re della malavita colombiana. La Colombia è cambiata radicalmente in 25 anni. Due giornalisti, Pascual Gaviria e Luisa Lirio Calle, ci aiuteranno a descrivere l'evoluzione di Medellín dal suo passato di devastazione a oggi. Pablo Escobar era un criminale che però ebbe un'ottima, diciamo, intuizione. Il suo tempismo fu perfetto perché arrivò in un momento in cui quel business iniziava a fiorire e quindi, grazie al suo intuito e alla sua posizione con i suoi contatti e la sua famiglia, diventò un leader. E come leader la sua credibilità aumentò. Prima dell'avvento del narcotraffico, Medellín era una città tranquilla. Le notizie di cronaca rossa, come la chiamavamo noi all'epoca, riguardavano delinquenti, rapine. Ma intorno alla metà degli anni Ottanta ci accorgemmo improvvisamente che questo paese traboccava di droga e che quindi, di fatto, esisteva un traffico continuo e altamente remunerativo di cocaina. Una delle prime volte in cui mio padre dimostrò il suo ingegno fu quando riuscì a immergere dei jeans nella cocaina e a spedirli negli Stati Uniti come merce da esportazione. Lo fece per diversi anni. I jeans arrivavano negli Stati Uniti e venivano lavati in contenitori appositi per estrarre la cocaina. La DEA se ne accorse solo molto tempo dopo, ma nonostante questo mio padre non si arrese. E infatti molti lo giudicarono un folle. Ma lui cosa fece? Non perse tempo e impregnò di cocaina le scatole dei jeans. La DEA le scatole le gettava nella spazzatura, invece erano proprio quelle a essere impregnate di coca. Lui era capace di questo, riusciva a vedere oltre. Sapeva esattamente come far muovere le pedine giuste allo scopo di indurre certi comportamenti. All'inizio degli anni Ottanta il narcotraffico cominciò a essere un'onda, una specie di eco che risuonava costantemente. E alla fine degli anni Ottanta non era più un eco, era una realtà, un grido perenne, che dimostrava la violenza di una guerra urbana all'interno della città. Miguel Massa Márquez è un generale colombiano in pensione e al culmine del regno di Pablo Escobar era uno dei suoi più grandi rivali. Oggi si trova in carcere, condannato per complicità nell'omicidio del politico Luis Carlos Galán. Pablo Escobar era un criminale nato. La società colombiana era veramente terrorizzata da ciò che stava succedendo, perché, tra le altre cose, non eravamo preparati ad affrontare un mostro di quella entità e con le tasche tanto piene come lui. Queste immagini rarissime mostrano Pablo e la sua famiglia all'inizio della sua ascesa al potere.
quando poteva ancora fare un giro in moto per le strade della Colombia con suo figlio. Questo video è davvero incredibile. Avevo soltanto un anno. Fu girato nel 1978 nel barrio La Paz, a Envigado. Per me è molto interessante vedere tutta la mia famiglia, le mie zie, mio zio. C'erano tutti e si vede che erano tutti felici. Mio padre era appena entrato a far parte del business del narcotraffico, quindi stava bene, aveva iniziato a guadagnare parecchi soldi. E come vedete, mi portava in moto con sé. Sì, va, va, no, dove con il mio, C'era una storia che raccontava un nostro vicino di casa. Mio padre, a 23 anni, aveva detto a tutti i suoi amici che se all'età di 30 anni non avesse avuto $1 milione in tasca, si sarebbe suicidato. E come vedete, nel filmato aveva 29 anni ed era felice perché quell'obiettivo l'aveva già raggiunto. Mio padre uscì di prigione dopo aver scontato una condanna per essere stato trovato in possesso di quasi 9 kg di cocaina con i suoi amici nella località di Pasto, nella Colombia del Sud. All'epoca non sapeva ancora che sarebbe diventato il più grande signore della droga del XX secolo. Solo pochi anni dopo, la famiglia Escobar fu costretta a trovare riparo in un bunker nella giungla colombiana per motivi di sicurezza. Sebastián Marroquín, detto Pablo Escobar Jr., ha trovato un raro video dove era in giro con suo padre, nelle tranquille strade della Colombia, pochi anni prima che Pablo diventasse l'uomo più ricco e pericoloso del mondo. Da uomo d'affari a signore della droga, la sua evoluzione fu esponenziale. Con la sua ascesa al potere, le strade della Colombia cambiarono radicalmente e si riempirono di sangue. Mi fermo più avanti? Sì. Salve. Sebastián Marroquín è tornato a riscoprire le sue radici, aggrovigliate all'interno del cartello della droga di Medellín. Medellín è troppo pericolosa per me, perché ho ricevuto delle minacce di morte. Così ho preferito utilizzare l'auto per tornare a Medellín, non l'aereo. Perché tutti i cartelli della droga in Colombia hanno delle conoscenze negli aeroporti del paese. Sanno sempre chi entra in città e chi esce. Questo è il ponte sul fiume Magdalena. Ed è un ponte molto importante perché collegava la zona di Medellín a Bogotà. La regione di Medellín e quella di Bogotà sono separate soltanto da un ponte, ma le due città non potrebbero essere più diverse. Al contrario di molti stati costieri, le grandi città della Colombia hanno avuto origine dalle foreste, dai terreni coltivati e dalle campagne. Nel DNA dei loro abitanti ci sono il commercio e l'agricoltura, l'ideale per far esplodere il traffico di coca sul mercato mondiale. Grazie alla sua posizione isolata, Medellín è rimasta protetta da aggressioni esterne, mentre il traffico della droga prendeva forma. Mio padre faceva venire della gente con le chitarre e altri strumenti musicali. Lui col fiume aveva un rapporto molto stretto. Queste persone venivano qui e passavano tutta la notte a dedicare canzoni al fiume e a far festa. Perché questo fiume è molto vicino a Hacienda Nápoles, il posto in cui mio padre esercitava il suo potere. Inoltre, gettava qua dentro tutti i cadaveri. Se queste acque potessero parlare, vi racconterebbero un sacco di storie macabre. Devo dire che mio padre ha contribuito in maniera negativa alla fama del paese, perché ovunque tu vada, in qualsiasi città del mondo, se sei colombiano ti trattano malissimo, solo per colpa sua. La gente pensa che tutti i colombiani siano spacciatori, ma non è così. Sulla strada da Bogotà a Medellín, Sebastián passa per Moravia, un quartiere nei sobborghi della città che Pablo Escobar trasformò da discarica cittadina al paesino florido che è oggi.
Questa mossa ha cambiato in meglio la vita di un'intera generazione di colombiani. Mio padre costruì questo quartiere perché la discarica di Medellin era andata a fuoco. Sentì il bisogno di ridare una casa a 5.000 famiglie. Con la crescita del paese arrivarono numerosi ammiratori, tra cui questo giovane sicario. Avevo 6 anni e già ascoltavo Pablo, perché veniva spesso nel nostro quartiere a Medellin. C'è Pablo, c'è Pablo! È arrivato Pablo, è qui! La gente diceva, è arrivato, è qui! Andiamo allo stadio a vedere Pablo! Andiamo! C'è la confusione, erano tutti emozionati. Della stessa emozione con cui si accoglie un politico, ve lo giuro. Era una specie di semidio. Era come se fosse un santo. E io mi chiedevo, ehi, ma perché? Perché lo venerano così? Io ero un bambino e lo guardavo come lo guardavano tutti gli altri bambini. Ed ero testimone di quella idolatria. In quella adrenalina che si generava, io mi ci tuffai. Ma non volevo stare tra la folla, io volevo andare a toccare il santo e tenerlo per me. Sono passati 25 anni dall'ultima volta. Come mai? Mi dà pena ripensarci. Allora facciamo 2 passi. Ok, facciamo 2 passi. Vieni con me. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Abbiamo intervistato gli abitanti delle baracche di Medellin. Noi vivevamo nella discarica municipale. Lì abbiamo parlato con Don Pablo, perché sapevamo che aveva già costruito un campo da calcio a Moravia. Irene Gaviria. Come va, signora? È il figlio di Pablo? Così dicono, sì. Continuavo a ripetermi che lo avevo già visto da qualche parte, ma sapevo che era sparito. È stata una delle prime a stabilirsi in questo barrio. Sì, attenta. Sì, prego. Entri pure. Grazie. È permesso? E quindi mi dica, che anno era quando fecero la distribuzione delle case? Era nel periodo in cui c'era Rodrigo Lara Bonilla? Sì. Quindi nell'84? Sì, nell'84. Pablo mi chiese di dirgli il mio nome. Io gli risposi che mi chiamavo Irene Gaviria e lui disse, siamo senza alcun dubbio imparentati. Siamo senza alcun dubbio imparentati, quindi le darò una casa e gliela darò in una buona posizione e l'aiuterò, ecco. E le assegnò questa casa? Sì, mi assegnò questa. Ed è mai tornato a trovarla negli anni successivi o non l'ha mai più visto da quella volta? No, ci vedevamo quando andavo io da lui. Perché quando iniziò la persecuzione nei suoi confronti, immaginavo che non sarebbe più venuto. Mai nessuno ha fatto quello che ha fatto Pablo per noi, né il governo né nessun altro. Questo è Pablo Escobar. È stato capace di gesti di carità e amore, ma anche di atti di estrema violenza e distruzione. Signora, arrivederci. Grazie mille, che Dio la benedica. Statemi bene, arrivederci. 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 A prima vista Pablo Escobar era un uomo che, oltre a godere di ampio consenso, suscitava in chi lo conosceva molta simpatia, perché era un politico e aveva fondato il proprio movimento politico che si chiamava Medellín sin Tugurios, ovvero Medellín senza baracche. Era una specie di Robin Hood. Aveva donato abitazioni alle persone che vivevano nelle zone più povere e aveva costruito scuole per i loro figli. Faceva le veci in qualche modo dei genitori assenti. Molto spesso i padri non esistevano o non rispettavano i propri doveri di genitore. Fu in quel momento che entrò in gioco Pablo Escobar. Questa promessa è diventata realtà grazie a Don Pablo Escobar Gaviria. Facciamogli un bel applauso per ringraziarlo di questa splendida iniziativa. Quando Pablo entrò in politica, io avevo più o meno 20 anni. Questa foto di quando faceva il politico mi riporta alla mente tanti ricordi e tanti momenti
di allegria, ma a volte anche di incertezza, perché c'erano questioni private dietro alla facciata di un uomo politico che mi causavano non poche preoccupazioni. Io qui vedo una donna che vive in un palazzo, da sola, senza un marito, senza qualcuno con cui condividere la vita, senza qualcuno con cui discutere dell'educazione dei figli. Diciamo che non mi aveva dato un posto nella sua vita. Ero come un amante di passaggio. Questo è il distretto 9. Sì, è uno dei migliori. Certo, e bisogna mantenerlo così, tranquillo. Sì, così abbiamo meno preoccupazioni. Certo, bisogna incoraggiare il turismo, perché è una fonte di guadagno per tutti. Bisogna imparare a convivere con la comunità e ad approfittare del turismo. Vivere tranquilli è importante. Non c'è denaro che possa comprare la pace. Puoi girare tutto il mondo, ma mai nessuno ti venderà un minuto di pace. Malgrado la tranquillità della moderna Moravia, si crede che queste strade ospitino ancora diversi membri pericolosi del cartello. Salve! Come va? Benissimo, grazie. Piacere di conoscerla. Piacere mio. Grazie. Quindi sono questi i souvenir che vendete? Sì, li disegniamo tutti noi. L'immagine che vendiamo di più è questa qui. Per alcuni è molto offensivo, perché è stato protagonista di una guerra brutale. E il fatto che certa gente veda Pablo Escobar come una specie di idolo è sconvolgente. Oltre ad aver riqualificato Moravia, Pablo Escobar fece costruire un moderno stadio di calcio e sponsorizzò una squadra di successo, con sommo piacere di molti colombiani. Qui c'era una gran folla e Pablo era felice, perché il calcio era molto popolare e lui aveva contribuito alla costruzione dei campi da calcio nei quartieri più emarginati. In quel modo i giovani potevano stare alla larga dalla droga. Era questo il suo slogan all'epoca. Ha sempre vissuto una vita piuttosto contraddittoria. Vorrei rivolgere un saluto speciale a tutti gli atleti e alla gioventù del mio quartiere. La mia più profonda gratitudine va a tutte quelle persone che hanno contribuito a reperire i materiali per questo campo da calcio e ovviamente alla sua costruzione. Grazie a tutti. E adesso tutti insieme, Don Pablo! Don Pablo! Dopo aver visitato Moravia, il quartiere che suo padre fece ricostruire dal nulla, Sebastián Marroquín si sposta nelle campagne colombiane verso Hacienda Nápoles, l'ex residenza di famiglia. Devo restarmene tranquillo e sembrare un turista, perché se scoprissero che sono io e che sto entrando con una troupe e con le telecamere, non ci consentirebbero di sfruttare l'hacienda per il nostro documentario, ve l'assicuro. Anche se non intendo pagare il prezzo del biglietto d'ingresso. In fondo, questa era casa mia. Questo filmato di Sebastián Marroquín mostra l'hacienda nel suo momento d'oro. Possiamo dire che Hacienda Nápoles era una delle proprietà più vaste di mio padre e uno dei suoi più grandi sogni. Avevamo il nostro zoo privato e persino un Jurassic Park. Tutti sanno dov'è Hacienda Nápoles e oggi è uno dei luoghi più visitati di tutta la Colombia. Questa hacienda rappresenta il simbolo più evidente dell'ostentazione e del potere che Pablo Escobar abbia mai raggiunto nella sua vita.
Girate intorno alla casa! Sorridete! Ciao, grazie mille! Ciao, buona giornata! Arrivederci! Grazie, vieni a trovarci in Messico! Mi hanno riconosciuto dal primo momento in cui ci hanno visto. In macchina? Sì, in macchina. Credo che sarà meglio andare adesso se vuoi fare quelle riprese all'aeroporto. Se rimaniamo ancora non ce la facciamo. Vi faccio vedere qualche giocattolino. Pablo Escobar aveva molti giocattoli, soprattutto moto. Qui vediamo Sebastian su una pista da corsa e poi con i sicari di Pablo mentre lavorano nel garage. Quella nel filmato era una moto che avevo appena costruito partendo da zero. Ovviamente molti degli uomini che potete vedere qui erano sicari. Erano lì per aiutarmi e si prendevano cura di me. Alcuni facevano parte delle mie guardie del corpo. Quella fu una situazione molto rara. Presi la telecamera e cominciai a registrare. Non riprendevo solo le moto, ma anche tutta la gente intorno. Per me questo video è importantissimo, perché mostra come vivevamo in mezzo ai sicari. E adesso posso mostrarlo al mondo, perché sono morti quasi tutti. Questi uomini erano i tirapiedi di Escobar nella guerra contro gli oppositori politici colombiani e i cartelli della droga. Ognuno di loro era disposto a uccidere per Pablo per ottenere donne, soldi o giocattoli come questi. Nel video si può vedere come siamo tutti molto rilassati, è come se avessimo tutto sotto controllo. Molti di questi uomini erano ricercati dalla polizia, ma eravamo tutti certi che non sarebbe successo niente. Lasciavamo tutti i veicoli fuori, comprese le fuoriserie di lusso, tutto quanto. Costruì quella moto nel barrio Antioquia, che era uno dei quartieri più noti per lo spaccio di droga nella zona di Medellín. Questo garage si trovava esattamente in quel quartiere. Fu soltanto per un paio d'anni, ma in quel periodo la nostra vita familiare era molto bella, perché non c'era violenza, nessuno ci inseguiva. Mio padre era giovane, molto ricco e molto potente, ma nessuno prestava troppa attenzione a noi, quindi sembrava che in quel momento avessimo tutta Hacienda Napoles e tutti i soldi per noi. Ma ovviamente non durò a lungo. Anzi, solo 5 minuti in confronto a una vita intera. In visita ad Hacienda Napoles per la prima volta dopo tanti anni, Sebastian è diretto alla famigerata pista d'atterraggio sulla quale arrivavano la droga e i soldi di Escobar. Questo luogo è importante perché è qui che mio padre gestiva tutti i suoi affari. Lui era il capo e questo era il suo ufficio. Un giorno ho chiesto a mio padre: quanti soldi hai? E lui mi ha risposto: ho smesso di contarli già da un po'. Il tesoriere di mio padre mi confessò che all'epoca incassavano da 50 a 70 milioni di dollari ogni fine settimana. Quindi, facendo due calcoli, erano parecchi soldi. Conobbi l'uomo che si occupava dei soldi negli Stati Uniti. Si chiamava Quijada. E Quijada era l'uomo che aveva il compito di nascondere i soldi e portarli poi in banca.
Quindi lui passava tutta la settimana, dalle 8 di mattina alle 5 del pomeriggio, ininterrottamente a contare i soldi. Quel tizio aveva più di 25 case, tutte sparse per gli Stati Uniti, in città diverse. E queste case avevano delle cantine high-tech dove venivano nascoste queste montagne di denaro. Escobar pensava che non sarebbe mai rimasto senza soldi. Ne aveva talmente tanti da non sapere nemmeno come spenderli. Quando mio padre arrivò negli Stati Uniti col suo aereo privato, Quijada lo andò a prendere all'aeroporto di Miami e disse a mio padre: «Senti, sono pieno di soldi, devi aiutarmi perché non ho più spazio e ne stanno per arrivare altri». A quel punto mio padre gli disse: «Ok, riempiamo questo aereo». E misero dentro talmente tante banconote che né mio padre né il pilota poterono uscire dall'aereo finché non le scaricarono una volta arrivati a Medellin. Non potevano neanche andare in bagno perché avevano chiuso la porta a fatica e se l'avessero aperta i soldi sarebbero usciti fuori anche da lì, talmente l'aereo ne era pieno. Quindi vi lascio immaginare quanto si sentisse libero mio padre in quel momento. Poteva andare dall'aeroporto di Miami all'aeroporto di Medellin con un aereo straripante di banconote senza che se ne accorgesse nessuno. Credo che il nemico numero uno di mio padre fosse la sua stessa ambizione. Era il suo più grande nemico. Perché non aveva limiti. Le sue ambizioni erano senza limiti. Pensava di potersi prendere tutto. Era un membro sostitutivo della Camera. Se il ministro sapeva che ero il fondatore del MAS, perché ci ha messo tanto a informare il paese? Perché l'ha fatto solo dopo aver visto le prove fornite dal mio partner alla Camera del Congresso? Io ero orgogliosa dei suoi sogni e dei progetti che aveva in mente in quel periodo. Ero fiera delle sue convinzioni e della sua fede nel paese. Sognava di essere presidente e in diverse occasioni mi disse di prepararmi a diventare la First Lady. In fondo al cuore io sentivo che non sarebbe mai successo. Però lo ascoltavo con rispetto, perché alla fine il capo era l'uomo, no? In una cultura maschilista come quella. Io assecondavo i suoi sogni, ma dentro di me non credevo fosse possibile. All'inizio non era tanto arrabbiato, stava semplicemente aspettando di vedere che cosa sarebbe successo col tempo. Ma quando il tempo passò e lui non poteva tornare indietro, né poteva tornare a occuparsi di politica, si imbestialì. Dopo anni di quello che sembrava essere un successo finanziario senza fine, Pablo Escobar e la sua famiglia iniziarono a notare un cambiamento nell'opinione pubblica, nei rivali e nel governo. Non fu una guerra civile perché non c'erano, diciamo, gruppi sociali in competizione che lottavano per un modello specifico di società. C'era un grande potere criminale contrapposto allo Stato, ma questo potere criminale diceva: «Non dichiareremo guerra alla polizia con il nostro piccolo esercito. Scateneremo una guerra che terrorizzerà l'intera società. È il nostro potere». Fu anche una guerra di paura, di imposizione e di terrorismo. Quando è successo, non pensavo fosse una bomba. Pensavo fosse il terremoto, perché crollò tutto. Non si sentì l'esplosione. Dopo un po' mi resi conto che mia sorella era sparita e purtroppo, quando la trovai, era già morta. Temevamo di poter diventare danni collaterali per le strade come conseguenza della guerra alla droga. Non si facevano mica problemi a ucciderti. Non gli serviva un motivo. Una volta stavo parlando della guerra con mio padre e gli stavo dicendo di smetterla con il terrorismo e con la violenza. Mise una bomba vicino all'arena dove si svolgeva la corrida.
Quindi c'era un sacco di gente, potevano esserci anche dei membri della nostra famiglia. Così gli dissi, attento, perché così rischi di uccidere anche tua madre. E lui mi rispose, senti, la guerra è guerra e qualcuno dovrà pur morire. Se dovrà toccare a mia madre, così sia. Secondo me è un modo spietato per dire, ok, siamo in guerra, ma non importa chi dovrà morire. La guerra è guerra e qualcuno dovrà pur morire. Se dovrà toccare a mia madre, così sia. Quando non si trovava nella sua residenza di campagna o al sicuro nelle alte torri nel centro di Medellín, Pablo Escobar era sempre in pericolo di vita. Nei sobborghi della città aveva uomini di fiducia che erano disposti a proteggerlo ovunque andasse. Ora Sebastián sta attraversando il quartiere dei nascondigli di Pablo. I paramilitari già sapranno che siamo qui e siamo arrivati soltanto da 5 minuti scarsi. Questi gruppi paramilitari hanno degli informatori in qualsiasi parte della città, quindi li avranno informati dopo aver visto un minivan con 4 uomini a bordo e delle telecamere. Sono abbastanza sicuro che stiano già facendo delle telefonate per avvertire che c'è una strana presenza in città. Qui è impossibile nascondersi. Mio padre aveva un altro informatore in questo paesino. Se si nascondeva qui, la polizia poteva usare soltanto questa strada per arrivare. Quindi, se qualcuno passava da qua, mio padre veniva a saperlo subito. Molti degli informatori erano ragazzini, proprio come questi. Quindi la polizia non poteva far loro del male. I ragazzini conoscono tutti, quindi sanno se c'è qualcuno che non è di qui. E se hanno rapporti con i narcos, li chiamano subito per informarli. Le autorità sapevano di Hacienda Napoles, quindi ogni volta che lo cercavano, andavano lì. Per questo motivo, mio padre si nascondeva di più qui che all'interno dell'azienda. Sentite che pace adesso. All'epoca si percepiva la paura. La ragione per cui vi ho portato qui è che volevo mostrarvi il vero posto dove mio padre viveva e si nascondeva. Questo posto può raccontarvi infinite storie. Sono in ogni angolo, in ogni albero, in ogni montagna. Mio padre approfittava di queste terre per nascondersi e fuggire dalle autorità. È molto difficile trovare qualcuno in questi luoghi isolati e in questi boschi. Erano questi i sentieri che in genere percorrevamo. Vivere nascosti qui era diventata una costante ormai. A me piaceva la parte del divertimento e delle moto, ma nascondersi, scappare, controllare sempre se c'era qualcuno che stava venendo a ucciderti, devo confessare che non era affatto divertente. La polizia non veniva in queste zone. Era molto difficile per loro rintracciare qualcuno qui. Mio padre aveva molta paura degli elicotteri. Perché si avvicinavano agli alberi e cominciavano a sparare nel caso in cui avessero individuato gli uomini di Pablo Escobar o altro. Quindi mi diceva sempre di trovare l'albero più grosso di tutti e di nascondermici dietro, perché l'albero mi avrebbe protetto dai proiettili. Questa è la zona in cui mio padre esercitava tutto il suo potere in Colombia. La maggior parte dei laboratori si trovava qui, in mezzo alla foresta, quindi non erano facilmente rintracciabili.
In questo momento Pablo Escobar è in fuga. I Los Pepes, la DEA e il governo colombiano hanno bruciato qualsiasi proprietà collegata al cartello di Medellin, lasciandosi dietro una scia di ceneri ardenti. Ora stiamo andando in un luogo che era di nostra proprietà ed è il luogo in cui è morto mio zio Mario. Questo nella foto è Mario Henao, il fratello di mia madre. Era un grande amico di mio padre, probabilmente il suo migliore amico, nonché la persona che mio padre temeva e rispettava più di tutte. Questo perché mio padre aveva intenzione di sposare sua sorella minore, Tata. Mario non voleva che mio padre si avvicinasse a lei in alcun modo, quindi lo minacciò di morte, dicendogli non osare toccare mia sorella. Per mio padre fu difficile conquistare la fiducia di Mario e riuscire a frequentare Tata, che era il soprannome di mia madre, e stabilire un rapporto con lei. Arrivarono degli elicotteri e iniziarono a sparare. Lui cercò di fuggire usando una barca come questa. Si trovava esattamente in mezzo a quegli alberi, proprio quelli. Lì è morto Mario? È morto lì, sì. Siete pronti, ragazzi? Proseguiamo. Sì, certo, Sebastian. Quel giorno Pablo Escobar ha perso sicuramente uno dei migliori amici che abbia mai avuto. Forse l'unico che avrebbe ascoltato nel caso in cui gli avesse detto basta. Non so cosa ne sarebbe stato della storia del mio paese se Mario, mio zio, non fosse morto e se avesse fermato mio padre. Quando eravamo nella foresta, mio padre mi insegnò come suicidarmi nel caso in cui ci avesse catturato l'esercito, la polizia o uno qualsiasi dei suoi nemici. E con quel tipo di nemici, posso garantirvelo, era preferibile suicidarsi. Utilizzavano un macchinario speciale per tagliare l'erba e usavano lo stesso macchinario sugli uomini. Iniziavano dalla mano destra per farti capire che saresti morto molto lentamente. Ti facevano a pezzi piccolissimi. Mio padre mi insegnò che non era il caso di spararsi in bocca, né alla tempia, né in fronte, perché il proiettile poteva deviare e andare a colpire un organo periferico, non vitale. È per questo che mi diceva sempre di spararsi nell'orecchio destro, nel caso in cui fossimo stati circondati, che poi è esattamente quello che fece lui il 2 dicembre 1993, il giorno della sua morte. Mio padre si è suicidato. È morto esattamente nel modo in cui mi aveva insegnato a farlo. La convinzione di Sebastian Marroquin che il padre si sia ucciso è un mito largamente dibattuto. Ma il periodo successivo alla morte di Pablo è ricco di eventi che Sebastian intende approfondire. Mi chiamo Miguel Alfredo Maza Márquez. Ho lavorato per 37 anni per la Polizia di Stato. Ho raggiunto il grado di generale maggiore. Durante il regno di Pablo Escobar negli anni Ottanta, il generale Maza Márquez era uno dei più potenti ufficiali del governo colombiano. In molti pensavano che facesse il doppio gioco. Oggi è in carcere e sta scontando una pena di 30 anni per concorso in omicidio dell'oppositore politico del cartello di Medellín, Luis Carlos Galán. Non fu la cocaina a spingere i colombiani verso Escobar e il cartello di Medellín,
furono la violenza nelle strade e le agitazioni sociali generate dalla competizione tra i vari cartelli e la corruzione all'interno del governo. Troppi innocenti furono vittime del fuoco incrociato che doveva spingere i colombiani a far finta di non vedere. Il presidente Barco si fidava ciecamente di me. Mi chiese: «Generale Maffa, che cosa faremo?» Gli risposi: «Presidente, dobbiamo sconfiggerlo. Perché nessuna organizzazione criminale, a prescindere dalla sua forza, può essere al di sopra dello Stato». Pablo Escobar e il cartello di Medellín divennero potenti cavalcando l'onda dell'orgoglio nazionale colombiano. Ma il successo fu presto seguito da un'ondata di violenza e il suo amato paese gli si rivoltò contro. Oggi, il figlio Sebastián Marroquín è tornato a casa per la prima volta dopo molti anni per far luce sul suo passato. Ha ritrovato una raccolta esclusiva di documenti d'archivio che è pronto a rendere pubblica, ma quello che ha trovato potrebbe essere troppo da sopportare. Doveva essere qualcuno di importante. Non so, forse il presidente, penso. Due guardie del corpo e un'ambulanza. Credo sia un'ottima idea in Colombia essere seguiti da un'ambulanza oltre che dalle guardie del corpo. Bogotà rappresenta un luogo molto importante della storia della mia famiglia perché... A pensarci bene, mio padre è venuto qui per rivendicare il potere politico che voleva esercitare. Mi sono espresso molto chiaramente in merito alla mia posizione sui gruppi politici, siano essi di sinistra o di destra. A quel punto, dopo aver ordinato l'uccisione del ministro della giustizia, aveva dichiarato guerra aperta al governo colombiano. Per questo motivo, se ci pensi, il nostro rapporto con Bogotà si esprimeva principalmente attraverso la violenza. Mio padre voleva distruggere questa città, l'intera città. Voleva spingere il governo a fare tutto quello che lui voleva. E questo lo portò a ricorrere spesso al terrorismo per seminare il panico a Bogotà. La maggior parte delle volte che ero qui, in questa città, mi sentivo come se fossi in pericolo, ogni giorno, in ogni momento. Molti anni fa sarebbe stato impossibile fare una cosa del genere, perché avevano messo una taglia sulla mia testa di 4 milioni di dollari, quindi tutti mi volevano morto. Guidare indisturbato era impossibile. Avremmo fatto a malapena due isolati se ci avessimo provato. Sarei morto anch'io? Sì, tutti, perfino il tassista. Che cosa è cambiato? Perché non c'è più una taglia sulla tua testa? Penso sia perché le persone disposte a sborsare 4 milioni di dollari sono già morte. Avevo un grande valore per loro. Quindi, in un certo senso, questo mi ha salvato la vita. Ci sono dei controlli della polizia laggiù, quindi... Che succede, amico? Meglio se girate da quella parte! È il caso di andare subito in albergo, saremo tutti più al sicuro. Per me gli archivi con le foto di famiglia hanno un valore inestimabile, perché è un po' come se il tempo si fermasse dopo essere stati nascosti per 20 anni in un posto segreto. È la prima volta dopo 20 anni che Sebastián vede queste fotografie. Avevamo richiesto che l'archivio venisse interamente distrutto, ma questo non è successo, nessuno si è sentito di farlo. Quindi, in un certo senso, questi archivi sono un modo per preservare la memoria delle persone ritratte nelle foto.
Nessuno di questi uomini è morto per cause naturali. Sono tutte vittime delle guerre del narcotraffico in Colombia. Che fine hanno fatto? Sono all'inferno. Hanno commesso molti delitti in Colombia e causato ingenti danni alla società colombiana. Dopo una lunga ricerca, Sebastian è riuscito a rintracciare due fedelissimi del padre, una guardia del corpo e lo chef personale. Garrotin è noto per aver nascosto Pablo Escobar nella propria casa una settimana prima che venisse ucciso. Amico, come stai? Benvenuto. Tu come stai? Io sto bene. Che piacere vederti. Anche per me. Davvero, sono contento. Mi tornano alla mente tantissimi ricordi, Juan Pablo. Sono sincero, per me è molto emozionante. Davvero. Rivederti suscita in me molte emozioni, Juan Pablo, e riaccende in me il ricordo di tuo padre. Anche per me è lo stesso. Boss, io sono con te e continuerò a combattere al tuo fianco finché vivrò. Lo dico dal profondo del cuore, Juan Pablo, perché per me Pablo non era solo il mio capo, era un amico. Questo era il piatto che tuo padre preferiva mangiare a colazione. Deve essere buonissimo. Uova, banana fritta e riso. Anche a me piace. Tutto mischiato insieme. Aggiungo il riso e mischio tutto. Una repa, le uova. Sì, sono tutte cose squisite. Tuo padre ne andava matto, gli piaceva molto. Quando morì, al telegiornale mostrarono... Un piatto di spaghetti, mi sembra. Un piatto di spaghetti, sì. Credo che quel giorno gli spaghetti siano stati l'ultimo pasto che ha consumato. Sì, esattamente. A prima vista, Pablo Escobar era un uomo che, oltre a godere di ampio consenso, suscitava in chi lo conosceva molta simpatia. Era una sorta di Robin Hood. Aveva distribuito case ai ceti più poveri della popolazione di Medellín e aveva anche costruito delle scuole per ragazzi. Ma da quando il presidente Belisario Betancourt, a seguito della morte di Rodrigo Lara Bonilla, chiese la sua estradizione, divenne predominante il carattere criminale di Pablo Escobar. Non si può pensare di porre fine alle azioni criminali. No, questo è impossibile. Il motivo è legato a quello che diceva sempre tuo padre. Che cosa diceva? La mafia più pericolosa di ogni paese del mondo sono i politici e il governo. A volte la mafia detiene più potere dello Stato, come la Yakuza. Mangiamo il piatto preferito del boss. Sono davvero curioso. Spero sia di vostro gradimento. Assaggiamolo. Sapete, questa è la colazione dei campioni. Quando qualcuno, indipendentemente dal suo ruolo, inizia a diventare un problema, a quel punto la mafia se ne sbarazza. Senza se e senza ma. Pablo Escobar è stato ucciso dalla mafia perché era diventato un soggetto scomodo. Vorrei fare un brindisi e vorrei ringraziarvi per questo invito. Non ti abbiamo mai dimenticato. Carlos Leder è stato ucciso perché era diventato scomodo. Anche il cartello di Cali, perché era scomodo. Loro sono scomparsi, ma gli affari no. Capisce cosa intendo? Succede in tutto il mondo. Qual è il ricordo più vivido che hai di mio padre? Il ricordo che ho di tuo padre è che il grande capo era uno che non ci urlava mai contro. Ci trattava sempre con profondo rispetto. Credo che siano successe due cose a Pablo Escobar poco prima della sua morte. L'ho visto piangere e sorridere. Hai visto i due estremi? Vedere un uomo come lui che piangeva, il capo dei capi che si commuoveva. Questo mi ha colpito molto. Immagino fossero dei momenti difficili. Grazie di tutto, mio caro Grazie. Amico. Ascolta, grazie Pablo. A te per esserti preso cura non del mio vecchio. Non l'ho fatto per circostanza, lo rifarei anche ora. Rimarrei al suo fianco, te lo dico con il cuore. Grazie ancora. Il regime di terrore seminato da Pablo Escobar a Medellín è stato possibile grazie a uno strumento fondamentale, i suoi sicari. Ha seminato terrore ovunque. Nonostante non ci fosse alcun conflitto, era un soggetto esposto. Qualsiasi uomo, donna, bambino volesse uccidere per lui, veniva pagato profumatamente. Quando iniziarono a fioccare ricompense per ogni poliziotto morto, le sue reclute divennero centinaia. Il narcotraffico arrivò all'improvviso a generare un sacco di soldi. Nessuno aveva capito prima quanti soldi generasse quel settore. Le imprese private, gli affari in generale, quantità esorbitanti di denaro, montagne di soldi venivano date ai ragazzi per uccidere.
Dall'età di 11 anni ho scoperto un mondo dove se vendi la droga e hai una pistola, se esci con i criminali più temuti in circolazione, sarai rispettato. Quel modo di uccidere era sconosciuto. Reclutavano ragazzi molto giovani, poi regalavano loro le motociclette e gli insegnavano ad usare le armi automatiche. Si rivelarono dei metodi vincenti per i compiti di cui dovevano occuparsi. Per questo coniamo il termine i sicari in motocicletta. È stato per molto tempo un metodo criminale noto in Colombia ed ancora oggi in uso. Io ero un sicario occasionale. In quel momento avevo appena imparato a portare la moto. Era davvero emozionante. Perché sono passato in un attimo dall'andare in moto all'imbracciare un'arma per difenderci. Era questo il motivo. È per questo che un pilota ha il rispetto di tutti, perché il pilota è un angelo custode. Mio padre aveva iniziato ad addestrarli e lo faceva anche con le guardie del corpo. Voleva che accanto al finestrino della sua auto ci fosse sempre una moto pronta a seguirlo mentre guidava. Così dovrebbe andare. Mio padre aveva assunto una persona solo perché era in grado di stare di fianco a lui al finestrino della sua macchina mentre guidava. Il ruolo di questo motociclista consisteva semplicemente nel proteggerlo. Doveva seguirlo sempre, anche nel caso in cui mio padre sbagliasse strada. Lui si spostava in questo modo, in qualsiasi parte della città. Quell'uomo doveva essere sempre accanto a lui, a discapito della propria incolumità. Ecco perché aveva selezionato un uomo, gli aveva regalato una moto e una pistola e gli aveva dato un mucchio di soldi per farlo diventare la sua prima guardia del corpo in motocicletta. In questo filmato d'archivio, Pablo Escobar sta addestrando i suoi sicari a guidare la moto in modo aggressivo. Ogni momento per questi giovani era un'occasione per imparare qualcosa dal loro capo. Queste immagini esclusive mostrano gli uomini di Pablo Escobar che si preparano ad affrontare una gara motociclistica in Colombia con il figlio Sebastian. Come la senti in curva? Come? In curva! Va giù a meraviglia! Pablo! Come potete vedere, la motocicletta appartiene alla nostra cultura. Non è considerata solo uno sport, ma un'arma da guerra. La maggior parte dei piloti erano sicari che si allenavano per vedere quanto tempo avrebbero impiegato a scappare dalla polizia. Una gara di questo tipo nel cuore della città era l'occasione perfetta per addestrare i sicari di mio padre. Ricordo che mi fermai e una volta sceso dalla moto accanto a noi vidi che c'erano degli uomini del cartello di Cali. Per me erano solo corse, ma a pensarci bene è incredibile che due dei cartelli più grandi e potenti condividessero lo stesso circuito. Entrambi i cartelli infatti erano coinvolti in una guerra efferata per il controllo del narcotraffico. Ma in questa circostanza non volevano uccidersi, volevano semplicemente godersi la competizione sportiva, una corsa di moto. Era una situazione insolita e si stenta sempre a crederci. Malgrado l'instabile clima di pace apparente, il conflitto tra Pablo Escobar e i cartelli rivali stava raggiungendo dimensioni epiche, come nel caso dell'ordigno esploso nella sua casa, il Palazzo Monaco a Medellín, quando lui e la sua famiglia erano all'interno. Sebastian ricorda come se fosse ieri l'esplosione che stava per uccidere la sorella in fasce. Allora, questo è il Palazzo Monaco. Vivevamo qui prima che il cartello di Cali ci piazzasse una bomba. 700 chili di dinamite. Lasciò un enorme cratere sulla strada. E Miguel perse la vita. Era una delle guardie del corpo di mio padre. Dopo l'esplosione dell'autobomba, ritrovammo la mano di Miguel che stringeva la pistola sull'antenna parabolica. Era tutto quello che riuscimmo a ritrovare di Miguel.
Solo per miracolo ne uscimmo indenni. Mia sorella era nella culla e il cornicione della finestra stava per ucciderla. Questo attacco alla nostra famiglia scatenò l'ira di mio padre, che ordinò l'esplosione di più di 200 bombe in Colombia. Se questa bomba non fosse esplosa, la Colombia non avrebbe mai conosciuto il terrorismo. Per prendere parte ad una guerra bisogna essere pazzi, perché si perde qualsiasi valore umano. La famiglia, la vita. Quando si entra in guerra si perde tutto. Solo un pazzo può volerlo. Infatti, quando mio padre si è ritrovato in questo conflitto, ha iniziato a mostrare segni di squilibrio mentale. Tutto distrutto. Eccola qua. Questa è una delle prime case di cui conservo ancora il ricordo. Questa casa ha un valore immenso per me. Guardate com'è ridotta adesso. Beh, in questo punto c'era il salone ed era pieno di quadri. Quando l'organizzazione dei Los Pepes diede fuoco alla nostra casa di diamante, la guerra aveva raggiunto l'apice della violenza. Entrarono in casa e la cosparsero ovunque di benzina. Io credo che quelle persone non avessero la più pallida idea di cosa stessero facendo. Io non ho ancora capito perché, ma molti quadri furono portati via, risparmiando solo alcuni dipinti. Altre importanti opere di Claudio Bravo e di altri artisti internazionali furono completamente distrutti dalle fiamme. I quadri erano finiti tutti sul pavimento. In quel momento ero con Pablo e con i miei due figli. Ci eravamo nascosti fuori. Io a quel punto scoppiai in lacrime per questa situazione. Al che Pablo mi chiamò nel nostro patio e, guardandomi fissa negli occhi, mi disse: «Tesoro mio, il Dalì più prezioso che ci sia in tutto il mondo è questo qui. Questo non ha prezzo. Quando tutto questo passerà, ti regalerò un altro Dalì». Non dimenticherò mai la lezione di vita che ho imparato da quel quadro. Io e la mia famiglia abbiamo vissuto uno dei momenti più felici della nostra vita in questa casa. Se non sbaglio, ho un video qui a casa con mio padre. Un video che abbiamo girato qui. Mi aveva regalato una bicicletta del mio compleanno. Ricordo che avevamo dato ordine di distruggere tutto ciò che era legato ai nostri ricordi, perché se la polizia avesse trovato gli archivi con le immagini ci avrebbe uccisi tutti. Per esempio, anche per il clown sarebbe potuta essere la fine, a pensarci bene. In realtà sembra praticamente già morto. Un pagliaccio davvero spaventoso alla mia festa. Se guardiamo il clown che giocava con i baffi di mio padre, si capisce bene che non aveva la più pallida idea di chi fosse. Quei giorni meravigliosi ora sono finiti. Più volte ho pensato di separarmi da Pablo, in tante occasioni. Io gliene parlavo, ma lui faceva tutto quello che era in suo potere per sedurmi. Mi mandava le rose gialle più belle, le poesie più belle per convincermi a restare. E così, a un certo punto, gli ho detto che dovevamo separarci legalmente perché questo era necessario per la mia vita futura. Ma Pablo si rifiutò categoricamente di separarsi. Mi disse: meglio morto che separato. Era questo Pablo Escobar. Non si lasciava convincere facilmente. Dal 1991, Pablo Escobar era diventato uno dei più potenti e ricchi uomini del mondo. Ma i suoi nemici cercavano di prendere il comando del traffico di stupefacenti in Colombia. Diversa la situazione per il figlio adolescente Sebastián Marroquín,
che, lontano dall'influenza del padre, aveva iniziato a godersi il patrimonio a disposizione. Ciao, belli. Questi documenti dimostrano che gli Stati Uniti non avevano problemi ad averci là in quanto famiglia di Pablo Escobar all'interno del loro paese. Con me, con un figlio di 14 anni, che beveva alcol nel casinò di Las Vegas e giocava alle slot machine come nessun altro poteva fare. Questo tipo di filmato fa capire qual era il tenore della nostra vita e quanto denaro spendevamo. Tutti sapevano che eravamo lì, ma nessuno ci ha rivolto un'attenzione particolare o abbiamo avuto problemi con le autorità. Inoltre, mio padre era vivo. Spendevamo $500,000 circa in meno di 2 mesi. E non compravamo molte cose. Spendevamo quasi tutto in hotel di lusso, nell'affitto delle migliori limousine. Ero con la mia ragazza, ero innamorato e ci stavamo divertendo molto. In realtà non c'era neanche abbastanza tempo per spendere i soldi che avevamo. È stato un periodo particolare perché nello stesso momento mio padre stava per consegnarsi alle autorità colombiane. Finalmente è arrivato il momento che i giornalisti e i colombiani aspettavano da molto tempo. Oggi pomeriggio, per la prima volta, i giornalisti si sono riuniti al penitenziario di massima sicurezza Envigado, dove potranno vedere atterrare l'elicottero da cui scenderà Pablo Escobar. Ecco l'elicottero, sta arrivando. A bordo c'è Escobar. Per evitare di essere arrestato dal governo degli Stati Uniti e per proteggere se stesso e la sua famiglia, Pablo Escobar si consegna alle autorità colombiane. Questa è quella che Pablo Escobar definisce come la sua resa. Nel tentativo di scoprire di più sul suo arresto, Sebastian ha contattato il primo giornalista ad aver intervistato Pablo alla Catedral, Luis Alirio Calle. La prima mossa che ho fatto come giornalista è stata inviargli una lettera. Sì. Io volevo trovare il modo di intervistare Pablo per fargli le domande, quelle domande che tutti avrebbero voluto fargli. E lui mi rispose mandandomi a sua volta una lettera in cui diceva che voleva che io fossi il solo giornalista a fare un servizio sulla sua resa, che ne aveva parlato con il suo avvocato. A mezzogiorno un uomo arrivò nella sala stampa con una scatola piena zeppa di nastri Betamax. Quelle videocassette ritraevano Pablo allo stadio, Pablo mentre faceva diverse cose, Pablo con altre persone. Le sue buone azioni, praticamente. Sì, e quell'uomo mi disse che dovevo dare le videocassette ai giornalisti. Pensai che era davvero strano, era davvero insolito. Sarei sembrato il postino del cartello, certo, di Medellin se avessi recapitato quelle videocassette. Sì, esatto, è così. Arrivò il momento in cui disse a Pablo che dovevo fare un notiziario alle 9. Mi rispose, no, aspetta, proseguiamo con l'intervista. Così ci siamo chiusi nella stanza. C'era un grande letto matrimoniale, era una camera enorme e il letto era stato appena fatto. Pablo mi fece sedere su quel letto per farmi stare comodo e io pensai, accidenti. Un uomo che, dopo tutto quello che ha fatto e in cui è stato coinvolto, tutte le persone che ha reso infelici, che si preoccupa di far sentire a proprio agio un giornalista. Non sembra incredibile? Mi chiedo come l'hai fatto sentire. Voglio vedere il rafforzamento del potere civile e della democrazia colombiana. Massimo rispetto per i diritti umani e per la pace in tutta la nazione colombiana. Chi era Pablo Escobar? Qual era il suo mondo? Che mondo ha creato Pablo Escobar? Cosa voleva realizzare Pablo Escobar? Io direi che Escobar voleva semplicemente avere una famiglia a cui non far mancare nulla. Voleva che la sua famiglia fosse ineccepibile e forse, non sapendo come fare, ha perso il controllo. O forse i soldi hanno preso il sopravvento. Io credo che i soldi in qualche modo facciano impazzire. È una scena di totale devastazione. Ho sentito dire molte cose dai notiziari su cosa ha fatto e cosa ha ordinato di fare Pablo, ma questa persona, a vederla, non sembrava capace di fare certe cose. Questo era mio padre. È strano, sì.
Sai, quello che ho sempre desiderato chiederti è, diciamo, cosa significa essere il figlio di Pablo Escobar? Direi che provo un insieme contrastante di emozioni nell'essere il figlio di Pablo Escobar, decisamente. Mi sento come se mio padre, in tutta la sua vita, nel bene e nel male, ci avesse mostrato gli eccessi della natura umana in questioni molto diverse tra loro, come l'amore e la violenza. Dopo circa un anno nel lussuoso carcere La Catedral, la notizia che Pablo Escobar controllava ancora il narcotraffico spinse il governo a spostarlo in un'altra prigione. Durante il trasferimento, Pablo fuggì, ma i gruppi di vigilanza si vendicarono il 2 dicembre del 93. Quando ebbero circondato la casa, salirono sul tetto e lui se ne accorse, così cercò di fuggire. Quindi salì sulla terrazza e sulla terrazza tirò fuori la sua pistola. Ma i cecchini avevano previsto ogni sua mossa. Pam! Il generale Massa Marquez diceva che un cecchino americano, aveva ucciso mio padre. Doveva apparire come la scena di un film di Hollywood, perché in effetti l'intera operazione era praticamente improvvisata. Era difficile avere un'idea precisa, preparare un piano. Quindi l'ha ucciso il cecchino? Sì, senza ombra di dubbio. Il cecchino l'ha ucciso durante quella che sembrava un'operazione di polizia. Questo perché era nota la posizione esatta dell'obiettivo. Così, dato che l'obiettivo aveva cercato di fuggire, tutti gli angoli erano controllati a vista dai cecchini. Hanno reagito nel momento in cui ha provato a fuggire. C'è un dettaglio molto importante su come mio padre è morto. Ha a che fare con una chiamata che ho ricevuto da Gloria Congote, una giornalista che lavorava per il telegiornale QAP. Fu lei a informarmi che mio padre era stato ucciso. Gloria affermava che mio padre era stato ucciso esattamente in quell'edificio che si vede a sinistra di questa foto, il cosiddetto obelisco. È un centro commerciale. È il luogo esatto dove la polizia ha confermato il decesso di mio padre, mentre lui in realtà aveva aperto un conflitto a fuoco contro Carlos Castaño. Questo dimostra chiaramente che la polizia non era esattamente in casa di mio padre alla sua morte. Loro lo attendevano lì. Carlos Castaño li chiamò per informargli che il lavoro era stato fatto e che potevano andare a fare le foto. E così Pablo Escobar è morto in una sparatoria tra criminali. Non è morto in una sparatoria con la polizia dopo un inseguimento. Non è così che Pablo Escobar è morto. Se guardiamo con attenzione le foto della morte di mio padre, vediamo che era scalzo. E questo è importante perché da qui capiamo chiaramente che mio padre non stava cercando di scappare. Ogni sera, vicino al letto, si toglieva le scarpe e poggiava la pistola sul comodino e mi diceva che le scarpe sono più importanti della pistola per fuggire dal nemico. Ha usato la pistola per spararsi all'orecchio destro. Ci sono tracce molto evidenti dello sparo. Mio padre non è stato ucciso dalla polizia, ha deciso di togliersi la vita quel giorno. Perché? Perché voleva che la sua famiglia fosse libera dal governo. La criminologia insegna che un criminale nato, una persona come lui, non si sarebbe mai suicidato. Perché in fondo non sono uomini coraggiosi, temerari, sono codardi. E per lui il fine giustificava i mezzi, il denaro, la droga. Se qualcuno provava ad ostacolarlo, non importava dove fosse, lo avrebbe ucciso. Escobar incarna il profilo di un sociopatico. Diciamo che si tratta di uno stato mentale e di uno schema comportamentale per cui non esiste una cura.
solo la morte. Se dovessi scegliere un aggettivo per descrivere mio padre, credo che sarebbe implacabile, perché era un uomo molto forte e non voleva mai arrendersi. Avrebbe usato le sue ultime forze per ucciderti. Oggi la sua influenza incombe ancora sul paese e da molti anni la sua famiglia, i suoi sostenitori, il governo e i narcotrafficanti rivali si contendono le sue proprietà e i suoi guadagni illeciti. La domanda che tutti mi fanno sempre è: dove sono i soldi? Dopo la morte di mio padre, tutti volevano una fetta della torta, partendo da Castagno, passando per il cartello di Cali, il governo, la polizia, i paramilitari, i militari, i capi del narcotraffico. Tutti ne volevano una fetta. Nessuno ucciderebbe per nulla, nessuno piazzerebbe una bomba per nulla. Mio padre era conosciuto perché pagava molto bene, ma a volte anche troppo. Grazie al suo denaro ha reso molti dei suoi amici milionari. Il suo patrimonio forse è ancora intatto. La persona che sapeva dei suoi soldi era senz'altro suo figlio. Ma sappiamo che non ha preso nulla. Il Palazzo Monaco e la hazienda dove erano gli ippopotami. Un patrimonio immenso. È chiaro che il generale Masa Marquez non è ben informato, perché tutti sanno che le proprietà di Pablo Escobar sono state sequestrate dalle autorità e il resto è stato preso dai Los Pepes, che ci hanno privati di tutto. Il denaro lasciato al paese? Investito. Non so, nelle banche, nelle industrie, in altre cose. Che fine hanno fatto i soldi di Escobar? Ce li hanno tutti i suoi nemici. Almeno questo è quanto si dice. Ma non c'è nessuna prova inconfutabile di questa affermazione. A me, sinceramente, suona un po' come un'assurdità. Probabilmente una parte della sua fortuna è finita nelle mani dei suoi nemici. Una parte nelle mani del governo. È probabile che anche la sua famiglia abbia recuperato una parte se voleva sopravvivere. La conclusione è che il denaro di mio padre è nelle mani di più persone. Nelle mani del governo, della polizia, dei nemici, degli ex soci e degli amici. Quindi è in più luoghi, non in uno solo. Quando la polizia entrò nella prigione, la cattedrale, e mio padre fuggì, lasciò 20 milioni di dollari in contanti. Ma secondo il rapporto ufficiale, quanti soldi ha trovato la polizia quando è entrata nella cattedrale? Sembra che non abbiano trovato più di 2 milioni di dollari, quindi dove sono andati a finire gli altri 18? Ecco come sono spariti molti soldi. Sebastian è diretto a Cali, la terra dell'avversario più potente in assoluto di suo padre. Alla morte di mio padre, tutti credevano che fosse finita, che non sarebbe accaduto più nulla, ma sono successe molte cose da allora, perché siamo dovuti venire qui, in questa città, mia madre e io, per fare pace con il principale nemico di mio padre. Quindi, quando siamo arrivati in questo posto, ero terrorizzato perché credevo che sarei stato ucciso. Il mio spirito mi ha dato la libertà di fare ciò che io volevo. Noi uomini siamo così liberi da poterci uccidere l'un l'altro. Se non fossimo liberi, Dio non lo permetterebbe, non permetterebbe questo. Ecco il mistero della vita. Quando stai per morire e sei sicuro che morirai nel giro di un'ora o poco meno, e quelli che potrebbero ucciderti ti chiamano per dirti che hanno intenzione di perdonarti, ma ti condanneranno alla povertà per tutto il resto della tua vita, puoi solo dire grazie. Subito dopo la morte di Pablo Escobar, la moglie Tata e il figlio Sebastian si incontrarono con il cartello di Cali per negoziare un accordo. Mi trovavo al tavolo con 50 capi del narcotraffico e iniziarono a chiedermi delle somme. Beh, diciamo
delle somme impossibili da calcolare come parte dell'accordo. E Carlos Castagno, che era al tavolo, mi disse: «Donna Victoria, io voglio restituirle il suo quadro di Dalì. Quel pezzo vale tra i 3 e i 5 milioni di dollari. Può aiutarvi a risolvere i vostri problemi? Anche mio fratello è d'accordo nel restituirvi questo quadro». Avevamo buoni rapporti con Fidel Castagno, il fratello, perché anche lui amava l'arte. Io risposi che apprezzavo molto il fatto che mi restituisse il quadro. Lo ringraziai per questo. Gli risposi che me ne sarei sbarazzata per via della situazione che stavamo vivendo. E così, molti anni dopo, pensai che Salvador Dalí non si sarebbe mai immaginato che una sua opera d'arte sarebbe stata al centro di un negoziato tra i cartelli del narcotraffico. È stato difficile per me presentarmi all'incontro con i membri del cartello di Cali, tra cui Miguel Rodriguez Orejuela, Pacho Herrera, Chepe Santa Cruz. C'erano i grandi del narcotraffico che decidevano non solo la mia sorte, ma anche quello che avrei dovuto ereditare da mio padre. Ma quello che mi ha fatto male e che più mi ha sorpreso è stato incontrare la famiglia di mio padre. Non erano lì a sostenerci, ma ad accusarci insieme al nostro peggior nemico, a coalizzarsi con loro e ad impedirci di ereditare tutto quello che sicuramente ci spettava. Mia nonna Ermilda e i suoi figli, il fratello di mio padre, non erano lì per difenderci o per trovare una soluzione, ma solamente per dividere il bottino una volta che lui era morto. Nonostante l'impatto negativo suscitato in Colombia da Pablo Escobar, la sua doppia identità di padre di famiglia e narcotrafficante rimane un elemento significativo nella vita della sua famiglia. Benvenuto, Sebastian. Grazie, amico. Oggi i suoi familiari devono andare avanti, nonostante questa ingombrante eredità. Salve, come stai? Buonasera. Tutto bene? Bene, è un po', sì, che non ci vediamo. Piacere di vederti. E a te come vanno le cose? Bene, tutto bene. Signora, grazie. Come sta? Bene, bene, come grazie. Come sta suo fratello? Tutto bene. Vanno bene, grazie, le cose? Sì, va tutto bene. C'è gente? Certo, è sempre pieno. Credo che il primo impegno che ho voluto prendere con mio figlio sia stato farlo crescere con l'amore verso suo nonno, perché so che se mio padre fosse vivo avrebbe riempito suo nipote di grande amore. Non posso vivere con l'idea di insegnare a mio figlio ad odiare suo nonno. Non voglio farlo. Innanzitutto per me è molto importante sapere che mio figlio possa amare suo nonno. Poi un giorno saprà di quanti atti di violenza si è macchiato. Questa foto è la più venduta? Sì, certo. C'è anche il portachiavi, vedi? Ah, ecco, sì, con la carta d'identità. Visto? Eccolo qui. Io non sento di dovermi scusare per il fatto che amo mio padre. Amo mio padre incondizionatamente e l'amore che nutro per lui è fuori questione. Ma l'amore che provo non mi impedisce di vedere gli errori che ha commesso, la violenza che ha esercitato. Questa foto è bellissima. Mi fa ancora molto male quando la vedo. Era il giorno del funerale? No, un anno dopo. Era il primo anniversario. Abbiamo sofferto molto in questa famiglia. Io in quel momento ero anche in trattativa con i cartelli. Così, voglio dire che a causa di questa trattativa e per i 5 anni successivi mi sono isolata dal mondo per tutto il dolore. E così, dopo questi 24 anni, sento dentro di me che sto
ricominciando a vivere. Lo sto facendo adesso, ma è difficile. Nonostante tutto il mio impegno, svegliarsi tutte le mattine e decidere di vivere. Dopo tanto dolore, scegliere di ritornare a vivere non è una cosa facile. Ora sento che sto tornando lentamente a vivere. Qui è dove Pablo Escobar è morto. Si discute ancora molto su chi lo abbia ucciso. Alcuni sostengono che sia stato ucciso dalla polizia. Il proiettile che lo ha colpito era un 9 mm, ma a quel tempo il mio comandante Anguilar non c'era. Non avevamo in dotazione quel calibro. Avevamo pezzi grossi, 5,56. In Colombia la gente è stufa di sentir parlare di Pablo Escobar. Il mito di Pablo Escobar è vivo più tra gli stranieri che fra i colombiani. Per noi era una realtà e ne abbiamo abbastanza. Pablo Escobar aveva i baffi come Hitler, forse solo in quella foto, perché dopo la sua morte i poliziotti lo rasarono per prendersi gioco di lui. Anche qui, quando vogliamo raccontare la storia ufficiale, ci sono vari punti di vista e ognuno ha la sua teoria. Certo, alcune teorie che arrivano dall'esterno a volte coincidono con alcune delle nostre. C'è chi dice che Escobar sia vivo. Io rispondo sì, dicono lo stesso anche di Elvis Presley. Escobar è morto perché due agenzie ce lo hanno riferito. C'è stato un numero incredibile di morti. C'è stato anche tanto, tanto dolore e molto di questo dolore si sente ancora oggi. Ma si parla molto poco delle vittime del narcotraffico. Queste vittime si sentono abbandonate. Io ho parlato con alcune di loro e in effetti sì, si sentono abbandonate. Quasi nessuno oggi si preoccupa per loro. Oggi Sebastian gira il mondo per parlare ai giovani della pace. È sposato con la sua ragazza del liceo e vive in Argentina con il figlio piccolo. Il generale Masa Marquez è stato condannato per concorso in omicidio di uno dei suoi primi oppositori politici, Luis Carlos Galán. Deve scontare 30 anni di carcere. Juan Miguel si è lasciato la vita da sicario alle spalle e ha la fedina pulita da oltre 15 anni. Vive a Medellín con la moglie e la famiglia. Anche Tata vive in Argentina. Sta scrivendo la sua biografia come moglie di Pablo Escobar. Non si è mai risposata. Dietro il tesoro di Pablo Escobar si cela un mistero. In molti rivendicano la responsabilità di aver ucciso Pablo Escobar, ma la verità non è ancora emersa. Così come molti dettagli di questa storia. A mio figlio che mi ha dato la forza per essere un bravo uomo, alla mia amata compagna di vita, al coraggio di mia madre, alla mia cara sorella, a quei pochi amici che hanno superato la paura, a mio padre che mi ha mostrato la strada da non percorrere e alle vittime che credono nella pace e nella riconciliazione. Sebastian Marroquin.